ma che vedrà prossimamente anche l'uscita del P7, che andrà un po' a sovrapporsi a quello che sono le applicazioni del CBAN 60, e il P1, che sarà una versione, per capirci, più light del P3. Attendere, ovviamente, tutte queste quattro protezioni andranno a sostituire tutte quelle che sono le protezioni di Schneider Electric. Perché abbiamo deciso di fare una cosa del genere? Perché comunque queste applicazioni sono affidabili, esattamente come il SEPA, sono facili da utilizzare, sono più simili a un programma moderno, mettiamola così. Software di programmazione è uguale per tutte le protezioni, per tutti i vari tipi, ed è più performante, permette di avere più dati da analizzare a disposizione, riesce a interagire meglio col sistema e così via. Dopodiché abbiamo un discorso legato alla sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il P5, perché ha certificazioni che ne certificano che lo certificano contro attacchi di cyber security. Concentrandoci sul modello del PowerLogic Easel CP3, abbiamo due famiglie di prodotti, solo due, che sono Universal e Advanced. L'Universal sono P3 U20 in Italia, il P3 U20 e il P3 U30. Cosa cambiano? Cambiano il numero di funzionalità, ingressi e uscite, che sono caratterizzate una versione rispetto all'altra. A livello di protezioni dovrebbero essere totalmente identici, sono un po' allarmato. Dopodiché abbiamo anche il P3 Advanced. Il P3 Advanced è una famiglia di relè che si basa sulla logica del P3, ma che si concentra su determinate applicazioni. Dobbiamo concentrarci sull'applicazione di motore, allora andiamo a usare il P3 M30 su motori differenziali, il 32. Un'altra differenza sostanziale che c'è tra la famiglia del P20, P30 e tra Universal e Advanced è che sull'Advanced è possibile andare a integrare quelle che sono le protezioni di arco interno. Sull'Universal queste non sono possibili, sull'Advanced sì. Stavamo parlando prima del software, che è uguale, questo software per tutte le gamme di Easergy è il PowerLogic Easergy, si chiama Easergy Pro, il software è scaricabile in italiano, gratuito, e sono guide in italiano e in inglese se vi serve, e di per sé questo relè ha già integrati 9 protocolli nativi di comunicazione, tra cui l'IEC edizione 1, edizione 2, IEC 61-50, ovviamente, e andando ad integrare quelle che sono sì, questi protocolli di comunicazioni. In più è possibile andare a vedere lo stato dei contatti già attraverso quello che vedete già qua nella foto, che è un sinottico che si va a animare, che è interamente programmabile dall'utente, che è una delle cose che arrivano già di base semi programmate in base alle esigenze, e che va a far vedere l'apertura o l'eventuale chiusura dell'interruttore, del sezionatore di terra, in base al reale stato del componente, che sono quelli che abbiamo visto la volta scorsa. In più, questa gamma supporta una funzione di web server ed ha anche un'app dedicata, ovviamente può collegarsi a relè se è connessa alla stessa rete, tutte questioni comunque di connessione alle reti, per poter vedere comunque in tempo reale tutto quello che RNA sta monitorando. P5, PowerLogic P5 invece è molto diverso rispetto al suo, chiamiamolo, fratellino più piccolo. P5
di per sé ha una natura predittiva, infatti è possibile andare a erogare in maniera wireless con una serie di sensori. Ha 8 protocolli nativi e integrati e non 9 come l'altro, ma a differenza dell'altro ha svariate certificazioni sulla cyber security e più monta di default quella che è la mitigazione dell'arc flash ed ha display a colori. Queste sono le caratteristiche che balzano subito all'occhio. La vera differenza la vediamo da questo video senza audio. Se dovessi andare a cambiare un relè, consideriamo SEPA, consideriamo un Beacon, consideriamo comunque quelli della famiglia storica e un P3, io devo andare a comunque riprogrammare il mio relè. Rivediamo il video così capiamo meglio. Dunque, col P5 io posso andare a togliere il relè che è rotto e andare a mettere un relè nuovo. Quello che avete visto è il relè, lo chassis nel quale viene alloggiato il relè viene lasciato all'interno del quadro. Questo perché? Perché scusate, stavo leggendo una domanda. Non capisco il riferimento alla domanda con il P5 Cosio, quindi ti chiedo per favore di specificarlo. Stavo dicendo, quello che cambia in maniera concreta è questa piccola memoria espandibile. Questa piccola memoria espandibile due volte al giorno, una, sembra due ma vado a memoria, viene salvato tutto, tutta la configurazione del relè, vengono salvati tutti i log, tutte le oscillometer topografia, qualsiasi cosa il relè può andare a salvare, lo va a salvare in questo slot di memoria. Se si va a rompere il relè, basta andare a togliere il relè, che non funziona più, questo slot rimane dello chassis e andando a inserire il relè automaticamente il nuovo relè fa scaricarsi quelle che sono tutte le configurazioni, tutti i log, tutte le uscite per turbografie, gli avviamenti dei motori e così via, tutto al netto della fase di boot. Paradossalmente io in meno di 10 minuti non ho fatto altro che cambiare quello che è il mio relè da quello vecchio a quello funzionante. Certificati C016, ad oggi abbiamo due modelli, P330 e P35F30, che è l'equivalente dell'U30 ma sul P5, e andiamo a vedere che a livello di ingressi tutte e due hanno 4 ingressi di corrente, 4 ingressi di tensione, quindi non è più come nel STEPAM, nella serie 40, che devo andare a collegare due valori di tensioni concatenate più l'omo polare, lui si va a calcolare tutto il resto, da cui anche la frequenza. A questo giro posso passare direttamente le tensioni stellate e la tensione omo polare, così lui si riesce a fare esattamente tutti i calcoli. Gestiscono tutte e due 9 protocolli di comunicazione. Gli ingressi e le uscite sono di meno per quanto riguarda il P5. Questo perché? Perché questo ha anche quelli che sono i sensori di arco interno. Ok, quindi tutta la parte di arc flash viene aggiunta e viene mitigata automaticamente dal P5. Se andiamo a concentrarci sulle soglie che dobbiamo usare all'interno del mio relè che dobbiamo andare a impostare, noi abbiamo 3 soglie di fase, 2 soglie di guasti a terra. Come soglia di fase abbiamo una soglia tempo dipendente, che è una soglia espressa generalmente con la curva che vedete qua in questa slide, e la curva può dipende dal T
tipo di da una serie di parametri, si chiama, sono alfa, beta e gamma, che sono gli stessi che trovate sulla sulla lettera del distributore, più un valore di corrente che non è altro che l'asintoto dal quale parte la curva. Questa curva non vi va a dare un valore specifico di corrente, un valore specifico di tempo entro il quale intervenire, ma varia a seconda del tempo, infatti è a tempo dipendente. Generalmente questa curva non è obbligatoria, cioè 0.16 dice che non è obbligatorio da inserirla. Per chi è obbligatorio? Per il distributore. Il distributore può dirti di andare a inserire questa curva se è presente all'interno della lettera, oppure no, a seconda delle sue tarature. Se è presente, potrebbe esserci anche l'opzione del guarda che tu non devi andare, puoi anche non inserire questa curva, basta che mi cambi la seconda soglia di tempo la seconda soglia di corrente di fase, quindi la intoppio maggiore. Cosa a livello elettrotecnico sta a significare questa soglia? Questa soglia non è alta e non è utilizzata niente solo per fare da praticamente rincalzo alla protezione di sovraccarico del trasformatore. Generalmente questa funzione è svolta dal generale di Basta. Infatti questo abbiamo detto che è usato come rincalzo, lato medio di questa protezione. Per quanto riguarda invece la I doppio maggiore, che è quella che possiamo andare a modificare se il distributore me lo consente, per eliminare quella che è la soglia tempo dipendente, abbiamo dei valori che sono 250x500 millisecondi, che sono imposti da 0.16. Questa soglia non va altro che a questa soglia di media non va altro che intervenire su un guasto in bassa, ma su un guasto in bassa tra cosa? Tra il generale di media e il trafo, dove il generale di media non può più intervenire, quindi a monte del generale di bassa tensione, ok? Deve tendenzialmente intervenire quando, anche se non ci sono protezioni sul quello che è il centro stella del trasformatore, quindi se non ci sono protezioni di tipo 51G. Questi valori sono obbligatori per qualsiasi tipo di distributore che deve comunicarti all'utente? No, cioè il distributore non può imporre valori più restrittivi di questi, può imporre valori più grandi, essere più permissivo. Poi non ho mai visto niente al contrario, però da 0.16 dice che è possibile fare una cosa del genere. Se invece ho il terzo valore di corrente di fase, quindi stiamo parlando delle I3 volte maggiore, vediamo che il tempo di intervento è molto minore, è 120 millisecondi, contante che la 0.16 mi dice questi valori che sono i tempi di estinzione del guasto. A questi valori, quindi a 500 e a 120, devo andare a togliere 80 millisecondi di intervento dall'interruttore, quindi questo è se l'errore equivale e rimane attivo per 40 millisecondi, io devo andare a intervenire. Questo è un guasto in media, punto. Deve intervenire istantaneamente quando c'è un guasto o sulla linea di alimentazione in media o sul trasprimario del trasformatore o in entrambi i casi. In questo caso i valori sono talmente alti di corrente che devo andare a intervenire e a limitarli, perché vuol dire che un guasto è importante. Quando questa protezione non deve intervenire? Ovviamente quando io vado a fare l'inserzione del mio trasformatore, perché il mio trasformatore, in quanto c'è l'inserzione, va ad assorbire fino a 10 volte quella corrente nominale, quindi per cui non devo andare a intervenire, perché è una normale fase di funzionamento del dispositivo. A livello di corrente di guasto a terra, che cosa abbiamo? Allora, abbiamo un valore di 2 ampere e dei tempi di interventi molto diversi, perché cambiano a seconda
che io abbia o meno il neutro isolato e il neutro compensato. Se io ho un neutro isolato, abbiamo detto che i valori di corrente che sono in gioco sono molto più alti, quindi per cui vado a far cosa? A intervenire prima, in 170 millisecondi. Se sono in neutro compensato, io ho 40-50 ampere di guasto, monofase a terra. Quindi per cui cosa succede? Vado ad alzare i tempi, perché il mio impianto può reggere anche dei valori un attimino per più tempo. Se io devo andare invece a utilizzare la 67N per il singolo guasto monofase a terra di guasto, allora ovviamente devo andare a vedere se io sono col neutro isolato e neutro compensato e cambiare gli angoli a seconda dei casi, come abbiamo detto prima, e lo stesso ragionamento è sui tempi di intervento. Quello che io posso andare a vedere sono i valori di corrente e di tensione da considerare. A livello di corrente omopolare, io ho sempre lo stesso valore, che sono i 2 A di prima. Cos'è che vedo di differente rispetto a prima? Beh, i valori che devo andare ad aggiungere dalla tensione omopolare. Tensione omopolare, che come abbiamo detto mi fa da ago della bilancia praticamente per capire se io devo intervenire oppure se io devo sopportare, perché tanto interverrà qualcun altro nel breve periodo, e a seconda del tipo di neutro io ho dei valori di tensione omopolare diversi. Più il guasto è importante, quindi più sono a neutro isolato, più la tensione omopolare deve essere più piccola, perché vuol dire che intervengo prima, posso intervenire anche con errori più piccoli, perché le correnti in gioco sono molto più alte. Discorso analogo, ma dall'altro lato, quando io ho correnti, quando sono in un funzionamento a neutro compensato. Abbiamo parlato di guasto monofase a terra, ma se io ho più guasti monofase a terra, ho più guasti monofase a terra, vuol dire che questo guasto non appartiene solo, può non appartenere solo a me, ma può appartenere al doppio guasto monofase anche a un altro utente, perché la linea è una e l'alimentazione di un guasto, ma sto va ad autoalimentare l'altro, quindi per cui le correnti che ci sono in gioco in questo caso sono molto più alte. È il valore che devo andare a utilizzare sul 140% della corrente di guasto monofase a terra comunicato dal distributore con un tempo di intervento basso di 170 millisecondi, perché le correnti sono molto alte, quindi devo andare a intervenire presto, subito. Ed è fisso questo. Selettività è un tipo di comportamento che permette ai dispositivi di andare a intervenire tra di loro, a parlare tra di loro o a comunque escludere l'intervento di un dispositivo in favore di un altro, e possiamo avere quattro tipi di selettività. La selettività cronometrica, cioè basata sui tempi di intervento. Selettività amperometrica, basata esclusivamente sui valori di corrente che devo andare a considerare per andare a intervenire. Energetica, che è più simile alla basta e mi va a considerare quella che è lasciar passare una presunta o a limitare una presunta corrente di cortocircuito. Una selettività logica all'interno della quale i vari dispositivi vanno a parlarsi tra di loro, e il primo dispositivo che vede il guasto va a bloccare l'intervento di altri, perché in questo modo vado a dire: guarda che il guasto l'ho visto io, tu non intervenire che ci penso io. Ovvio che se poi, come in questo caso, il guasto è qui, il relè A manda a B il messaggio: guarda che di blocco logico, quindi guarda che intervengo io,
e Anno interviene, ovvio che dopo un certo tempo che è pari a 200 millisecondi B deve intervenire, perché sennò vuol dire che non vado mai a interrompere il guasto, però io vado ad addizionare 200 millisecondi il tempo di intervento. Ovvio che se il guasto lo vede C manda un messaggio ad A e A automaticamente manda un messaggio a B per bloccare l'intervento. Questo B, chiamiamolo B2 perché è sotto, manda un messaggio a B1 che è sopra dicendo guarda che ci sta pensando qualcun altro, ed è sempre questo discorso dei 200 millisecondi. Questo è un recap di quello che abbiamo detto. Vediamo adesso alcuni esempi di architettura e vediamone pregi e vediamone anche i difetti. Come fare per andare a posizionare le cabine? Vabbè, il metodo suggerito è quello del metodo del baricentro, cioè si va a vedere quali, dov'è la zona con i maggiori consumi e si vanno a distribuire le cabine elettriche in maniera tale da ottimizzare queste distanze e avvicinare e ridurre il più possibile quelle che sono le distanze sul baricentro dei miei consumi. Dopodiché altri caratteri sono la gestione dei carichi, delle alimentazioni e le strutture delle reti elettriche, che fanno la differenza a seconda di un utilizzo o a seconda di un altro. L'architettura più semplice di rete che io posso andare a considerare è una semplice distribuzione radiale, che è più simile possibile, lasciatemelo dire, a quello di a come crea un quadro di pasta. Si va dall'alto e si va sempre a ramificare. Questa rete in media è utilizzata per reti di piccole estensioni. Perché? Perché se io guasto, supponiamo in questo punto, ovviamente chi è che apre l'interruttore più in alto? A monte. Apre, cosa succede? Tutto un intero RAM della mia rete viene totalmente disalimentato. Fino a quando non ho risolto il guasto. Vantaggi? Costa poco. Costa poco perché vado solamente a collegare un punto con il punto successivo e fine. Difetti. Continuità, l'abbiamo visto. Un guasto rischia di mandarmi a monte totalmente o tutto l'impianto, se ad esempio l'interruttore che è intervenuto qua e il mio DG che potrebbe essere qua in alto, oppure un'intera parte del mio impianto. Fino a quando è fuori servizio, fino a quando non vado a risolvere il problema, quindi per cui riesco ad andare a riattivare in sicurezza quello che è il mio impianto. Manutenzione, costi elevati, perché? Perché se io devo evitare il fare tutto il possibile, tutto quello che è il mio potere per evitare che ci sia un guasto, quindi per andare a creare un disservizio, devo andare a concentrarmi sulla manutenzione. E se non faccio manutenzione in maniera puntuale e non tengo monitorato lo stato dei miei componenti, rischio di dover cadere in questa situazione con scarsa continuità. Due soluzioni che vengono in mente, vabbè, a parte quello del doppio radiale, cioè andare a mettere un congiuntore tra una distribuzione e l'altra, che mi va in questo modo a far sì che i carichi vengano distribuiti e vengano gestiti da un solo trasformatore tra questi due, se dovesse andare ad aprirsi uno dei due rami, l'altro si fa totalmente carico per poco periodo di tempo di alimentare il tutto. Andiamo a vedere quelle che sono le distribuzioni ad anello. Le distribuzioni ad anello sono anello aperto e anello chiuso, sono due, e fanno sì che io vada a essere più selettivo possibile sul mio guasto. L'anello aperto è caratterizzato dall'avere due interruttori e tutti i sezionatori, ma una parte del mio circuito è aperta. Questo perché?
perché io devo avere una doppia alimentazione, dove da questa parte vado ad alimentare il ramo di sinistra e il ramo sotto, da questa parte il ramo di destra. E ovviamente quello aperto. Se io ho un guasto qui, chi interviene? Beh, interviene l'interruttore a monte, cioè questo. Se interviene quello, io ho tutta questa parte di circuito che viene totalmente bypassata, che viene totalmente disalimentata. Il mio scopo qual è? Andare a vedere dove è intervenuto, dove è presente il guasto, e andare a isolarlo. Quindi con questi miei due IMS vado a aprire, isolando quello che è il mio guasto. Dopodiché, avendo aperto questa parte, vado a richiudere la parte che prima era aperta, che avevo lasciato aperto, e a richiudere l'interruttore. Così facendo, sono andato a rialimentare tutto il mio impianto, isolando il guasto, e risolvo il mio problema in parallelo al fatto che sto continuando a andare in, a funzionare. Pregi, dove viene usato in reti comunque con una estensione geografica importante, ma comunque di semplice architettura. Pregi rispetto all'altro, quindi rispetto all'anello aperto, costa poco, perché ho solamente due interruttori, poi ho tutti IMS. Punti deboli: continuità. Se io non metto ad esempio dei relè di segnalazione, quindi ad esempio dei relè flare, che sono dei relè che mi segnalano il fatto che è passato il guasto in un determinato punto, io devo andare a capire dove è il guasto, in base che una volta che ho capito dove è il guasto posso andare a isolarlo e posso andare a fare il giro del chiudo, apro, quello che abbiamo visto fino a poco, cioè quello che abbiamo visto in questa slide. Quindi rischio di lasciare buona parte del tempo il mio impianto isolato. Con l'anello chiuso invece no, con l'anello chiuso io ho tutti i interruttori, quindi ho tutti dei relè anche, e non ho nulla di aperto. Se dovessi avere un guasto lì, il mio sistema deve essere in grado di capire, guardando il verso e la direzione delle mie correnti di guasto, quali sono i due interruttori che devono aprire, e automaticamente sono quelli che si va a isolare il mio guasto. Fateci caso, questo è il primo caso in cui abbiamo parlato di direzione delle correnti di guasto, per capire quali sono gli interruttori che devono andare a intervenire. Quindi non mi basta un relè tipo il SEPAM 20, come paradossalmente poteva bastarmi qua. Mi servono dei relè che vanno anche a gestire quella che era tutta la parte di direzionale di terra, quindi di 67 e di 67 direzionale di fase, direzionale di terra. Queste reti ovviamente sono reti per grosse reti, sono usate per reti secondarie urbane di grossa estensione, oppure per zone che richiedono una grossa continuità di servizio, tipo mi vengono in mente le acciaierie, basi militari per esempio, eccetera eccetera eccetera. Pregi e difetti: difetto, costa tanto, ho tanti relè e abbiamo visto che devo prendere determinati tipi di relè, e quindi hanno un costo, e ho tutte celle con interruttore. Dopodiché ho, però di contro, ho facile gestione, perché automaticamente io so dove è il guasto, perché me lo fa a isolare, riesco a intervenire senza avere perdite di servizio, quindi altro pregio, continuità di servizio. Facciamo due esempi di connessioni, per andare a mettere un attimo a terra tutto quello che abbiamo visto la volta scorsa e oggi. Esempio 1. Abbiamo un solo trasformatore in questo caso,
che viene installato in un locale di trasformazione diverso dal locale di ricezione, quindi vuol dire che io avrò un mio DC, una partenza, e dopodiché si andrà